Desi e Maiello rientrano dopo la squalifica, appiadato Galardo dal giudice sportivo per questo turno, ancora fermi ai box per infortunio Zampano e Modesto. Comunque al di là di ciò la squadra ha tutte le possibilità di giocarsela alla pari con il Cittadella che, nonostante abbia fatto faville nelle ultime uscite, a parte la sconfitta di Chiaveri, è solo a 3 punti dalla compagine rossoblù. E questo la dice lunga sul campionato cadetto e avvalora ancor più la tesi di Drago che spesso ha ribadito: per salvarsi non basta vincere partite di seguito, ma bisogna anche far riferimento ai risultati delle altre e probabilmente alla fine ci si salva con un solo punto di distacco. Ecco perché aggiungiamo noi, quando non si riesce a vincere, perlomeno non si perde. A Pescara, in quella che è stata la nostra ultima uscita esterna, se avessimo adottato una condotta più guardinga, il punto tra l'altro strameritato, forse lo avremmo portato in porto. Cittadella è una sfida a spareggio e va analizzata soprattutto sotto questo aspetto. I precedenti al tombolato sono a favore dei veneti, ma questo non avrà nessun impatto sulla concentrazione degli uomini di Mister Drago, che hanno la consapevolezza di poter far bene e scenderanno in campo con il coltello tra i denti. Massimo, una partita importantissima quella di sabato, che dobbiamo cercare di fare in modo che ci possa dare la giusta svolta. Sì, dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati, perché è quello che ci è mancato in questo campionato, quindi ci darebbe la possibilità di allungare la striscia positiva, di avere una striscia positiva importante e poi soprattutto di uscire imbattuti in uno scontro diretto, quindi ancora più fondamentale. Secondo te è una gara a spareggio? Sì, perché i punti dicono questo, quindi una gara... uno scontro diretto come era col Trapani, nonostante erasse punti, quindi anche col Cittadella sicuramente uno scontro dove non dobbiamo assolutamente perdere. Che Cittadella ti aspetti? Loro hanno cambiato il giusto nel mercato di gennaio, hanno fatto un buonissimo mercato, hanno preso gente che in questo momento gli sta facendo la differenza. Vedi Stanco, che è un attaccante importante, si sta dimostrando un attaccante importante, ha siglato 4 gol nelle ultime 5-6 gare, quindi sicuramente è una squadra da prendere con le molle. Molto, molto, molto difficile questa partita, io già complicata, perché viene un momento particolare, insomma io ho avuto una settimana un po' particolare, nel senso che non ci è andata ancora giù, non abbiamo digerito bene ancora la sconfitta con l'Entella, perché ha avuto dei strascichi un po' di... ecco, soprattutto anche di malanni, di infortuni, oltre che magari aver perso dei punti in classifica ed essere stati superati da questa squadra. E quindi c'è bisogno di ripartire e forse ripartiamo con una squadra meno adatta, secondo me, il Crotone. Ecco, questa, sapete, anche negli anni passati ho sempre avuto una grande stima per l'allenatore e anche per come fa a giocare questa squadra. Ecco perché è una partita, userei dire, complicata proprio per il modo che interpreta il Crotone di giocare a calcio. Gioca sempre, non molla mai, è una squadra che pur in difficoltà ha una sua filosofia, e queste squadre è difficile prendere le misure, tutto qua.